il solito sistema SETA Modena che fanno le cose senza avvisare anche poi dopo chi direttamente le deve gestire, in questo caso gli autisti. Noi su queste modifiche, lasciando perdere l'adeguamento tariffario che farà arrabbiare un po' anche le persone, però è un adeguamento che è stato approvato anche dal Comune di Piacenza in allineamento con le tariffe del biglietto orario da 1,50 euro che è già in vigore a Modena e Reggio. Noi non intendiamo commentare questo. La misura prevede anche delle cose positive, ad esempio il viaggio gratuito dei bambini fino a 5 anni e delle agevolazioni per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, oltre che abbonamenti annuali per i giovani, eccetera. Quello che è molto contestabile da parte nostra è che non si sia sentito le organizzazioni dei lavoratori, che non siano state coinvolte e che si stia facendo una propaganda che non è conforme alle normative vigenti e a quanto è stato concordato con le organizzazioni sindacali. Queste ripercussioni potranno cadere sugli addetti, sugli autisti e quindi potrebbero nascere anche delle discussioni. In particolare, noi contestiamo questo fatto, il fatto che già a livello aziendale siano state date delle disposizioni che non trovano riscontro nei nostri accordi aziendali sulla vendita dei biglietti a bordo, lo contestiamo, dove secondo l'azienda gli autisti dovrebbero incassare anche delle banconote fino a 10 euro. Noi non abbiamo accordi in tal senso e non intendiamo incassare delle banconote con tutti i rischi del caso. Non intendiamo sostituirci alle rivendite. Un'altra cosa su cui siamo molto contrari è che stanno propagandando che il biglietto a bordo urbano costerà come alle rivendite e quindi tutti si rivolgeranno all'autista per fare il biglietto e l'autista non avrà più neanche il tempo di guidare e di arrivare in tempo con dei tempi di percorrenza che sono 30 anni che non vengono adeguati. In più è paradossale che la macchina emettitrice a bordo, la Ducati, che emette i biglietti in automatico, eroga i biglietti e non dà resto e l'autista, intanto che guida, dovrebbe anche dare il resto, portarsi dietro la moneta. Con rischio non scherziamo. Questa cosa sta destando molte perplessità da parte degli autisti e molte proteste. E noi sappiamo che hanno ragione e cercheremo in ogni modo di tutelarli.